visto, vale. Eccola, che bella, guarda! Dove sei? Eccola, eccola! Allora, sono Antonella Impetuoso di Marine Life Conservation, un'associazione che lavora qui nel Marina di Loano con l'avvistamento cetacei. Allora, è un cucciolo di globicefalo che a quanto pare si è già spiaggiato, ha tentato lo spiaggiamento ieri ad Arenzano, mentre questa mattina si è spiaggiato sulla Marina Beach di Loano. Una ragazza l'ha allontanato e adesso è entrato nel porto da un paio d'ore qui nel porto e sta facendo tutti i canali perché sta provando di nuovo a spiaggiare. È qui sotto, comunque, qui dietro. Adesso dovrebbe spuntare di nuovo. Cosa succede adesso? E niente, adesso abbiamo, diciamo, in accordo con la Capitaneria di Porto e con la Rete Nazionale degli Spiaggiamenti, abbiamo avvisato gli esperti, diciamo i veterinari che dovrebbero raggiungerci dall'acquario di Genova e occuparsi del caso. Allora, o che è ammalato, è un cucciolo ammalato, o che magari è disorientato, ha perso il suo gruppo, è come un bambino, no? un piccolo che ha perso la mamma e quindi è disperato e magari sta tentando di spiaggiare. Questa, vabbè, è una spiegazione magari un po' emotiva, però di solito sono ammalati o stanno male. Generalmente si cerca di aiutarlo incoraggiandolo con delle barche che lo affiancano pian pianino e cercando di spingerlo verso il mare aperto. A volte, quando c'è l'attrezzatura, ci sono stati usati anche suoni dei suoi coetanei per attirare l'animale fuori da aree dove poteva essere intrappolato. Ma in una situazione, se non sappiamo che cosa sia il problema dell'animale, se l'animale è malato, probabilmente portarlo fuori in mare aperto non lo aiuta a salvarsi. Quindi dipende da quello che è il problema dell'animale. Mamma, era la Marina Beach.